Progettino di oggi super veloce ma super carino. Questi coniglietti in fil di ferro. Si fa veramente presto, è un attimo prepararli, però sono molto graziosi, specialmente per il periodo di Pasqua. Possono essere messi intorno, vedete che c'è il gancino, quindi intorno ad un uovo di Pasqua, ad una colomba, appesi, no? Anche appesi a dei ramoscelli, oppure regalati ai vostri ospiti se fate il pranzo di Pasqua a casa oppure anche perché no al ristorante. Ripeto, è molto veloce, è di una semplicità incredibile e i materiali utilizzati sono veramente pochissimi. Una pallina di legno con il foro, del fil di ferro e dei nastrini. Vediamo quindi insieme l'esecuzione. Oggi faremo questo in fil di ferro, quello comune che si compra in ferramenta, sezione 1. Mettiamoci quindi al lavoro perché veramente questo video dura pochissimi minuti. Quello che serve sono circa 50 cm di fil di ferro. Potete utilizzare sia il fil di ferro, quello si chiama cotto, che è molto molto malleabile, come anche quello che trovate in ferramenta. La sezione questa è da 1 mm. Servono delle pinze, una per tagliare il fil di ferro e l'altra per lavorarlo, una pallina di legno diametro 2 centimetri e dei pompon. Io ho questi che ho ricavato da una passamaneria, però potete metterli volendo anche quelli di polistirolo, oppure con della lana fate due piccoli pompon. Procediamo in questo modo. Io faccio la codina del coniglietto con un cucchiaio di legno. Quindi divido a metà e nel centro, vedete, in basso, arrotolo. E stringo e faccio un mezzo giro per poter chiudere la codina. A questo punto tiro su tutte e due le estremità del fil di ferro, così. Poi con un rotolo vuoto della pellicola per alimenti, però potete usare qualsiasi forma circolare, l'importante è che sia abbastanza rigido. Ci giro intorno, così, da una parte e così dall'altra. Tiro su le due estremità e infilo la pallina. Ecco, tiro la pallina in modo da formare il corpo. Queste saranno le orecchie, mantenendo sempre una forma circolare. A circa la metà piego il fil di ferro. A formare le due orecchie e le inserisco nuovamente nel foro della pallina. Così. Poi fermeremo tutto con della colla a caldo, eh? Tenendo ben ferme le due orecchie, mettiamo un po' di colla a caldo in questo punto per fermare il corpo. Sempre un po' di colla a caldo qui sopra. Fissiamo anche le orecchie. Una e due. E poi con la pinza ne pieghiamo una. Dobbiamo piegarla praticamente come questa, vedete? Una su e l'altra piegata leggermente in giù. Colla a caldo su un pompon. Io vi ho detto due, però adesso vedrò se metterne uno solo oppure uno davanti e uno dietro, ma credo uno solo. Sì, è sufficiente uno perché se ne mettiamo un altro, vedete, viene troppo, troppo spesso. Ora facciamo qualche decoro.
Ricordate dai pezzetti di stoffa che avanzano, no? Dai video precedenti abbiamo visto come fare foglioline e fiorellini recuperando piccolissimi pezzi di feltro o di tessuto. Un nastrino di organza. Andremo poi a finire la decorazione del nostro coniglietto. Quindi sempre con la colla a caldo. Lo attacchiamo qua. Lo fogliolina. Un fiorellino. E un altro più piccolino lo mettiamo sopra. Ecco, un cordoncino. Lo attacchiamo sul retro. Ed ecco qua, ne ho fatti diversi, questo col fil di ferro che si trova in ferramenta, questo è il fil di ferro che utilizzano i fioristi per fare le composizioni floreali e questo invece è fatto con il fil di ferro cotto. Per spiegarci un po' meglio, vedete, il fil di ferro cotto è questo, sono bobine, se vedete è molto 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 malleabile, eh? Si piega molto facilmente. Questo qui che comprate in ferramenta è un po' più rigido, però anche è anche vero che una volta che gli date la forma non la perde più. Questo è un pochino più difficile da gestire, nel senso che piegandosi così facilmente, quando noi lavoriamo il nostro coniglietto, possiamo anche rischiare di fargli perdere la forma. Però mi viene da dire che con una spatolina di legno, tipo questa, ci girate intorno e la forma la prende subito, anche se la perdete. Questa è un'idea molto carina, velocissima, l'avete visto, eh? Pochissimi, veramente pochissimi minuti, ed è un'idea molto carina per il periodo pasquale, per adornare la tavola, possiamo anche metterli sul piatto di ogni commensale, che poi sarà un oggetto che si porteranno a casa, quindi diciamo così come gadget di benvenuto. Oppure possiamo anche mettere tanti rami secchi dentro un vaso, qualche lucina intorno, quelle micro luci a batteria, e poi appendere nei ramoscelli tutti questi coniglietti. Provateci, se il progetto vi è piaciuto vi chiedo gentilmente un like, condividetelo se pensate che sia un'idea carina da poter condividere anche con le vostre amiche, con i vostri amici, e vi rimando al prossimo video. Ciao a tutti!